Salve a tutti. Allora, intanto benvenuti nel nostro soggiorno con tanto di micio annesso. In questi giorni di stop forzato ho riflettuto sul fatto che molto spesso io, ma tanti altri, utilizzo il termine lavoro energetico, utilizzare l'energia. Ovviamente quando se ne parla io mi riferisco a delle cose molto precise, così come tutte le persone che utilizzano questo termine. Eppure vengono spesso date per scontate, a tal punto che chi inizia si può trovare a volte in difficoltà a capire esattamente di cosa si stia parlando. Quindi ho deciso di proporvi una serie di quattro video in cui trattare l'argomento. Inizieremo con questo video, il primo, in cui parleremo per l'appunto di centri e canali energetici, vedremo qual è la loro storia, che cosa significano e individueremo, decideremo un sistema che ci possa aiutare a descriverli e a capirli, un sistema di riferimento. Nel prossimo video, ovvero sia nel secondo, parleremo dei cosiddetti chakra, che sono elementi fondamentali del sistema che utilizzeremo per spiegare questi centri energetici. Parleremo dei chakra e parleremo anche dei canali energetici all'interno del nostro corpo, uno dei quali, il più noto, è la cosiddetta Sushumna, che attraversa la nostra colonna vertebrale, e inizieremo a fare i primi cenni, rispetto alla pratica, come questi chakra agiscono nella quotidianità, tra virgolette, nostra, interiore e non. Nel terzo video inizieremo invece a parlare di esperienza. Vi proporrò dei piccoli esercizi di ascolto. Perché parlo di esercizi di ascolto? Perché è fondamentale, prima ancora che iniziare a lavorare su questi centri, è importante sentirli. Immaginate i ballerini quando si esercitano, lo fanno di fronte a uno specchio, hanno necessità di vedersi per capire come ciò che stanno facendo sia effettivamente realizzato. E quindi è molto importante vedersi e sentirsi, per riuscire poi a fare qualcosa. Qualcosa di più concreto lo faremo invece nel quarto ed ultimo video di questa serie, ovvero sia faremo pratica. Vi spiegherò alcuni esercizi che vi possono aiutare dal sentire a fare qualche cosa. E quindi iniziamo adesso con il primo di questi video. Eccoci. Allora, tentando di destreggiarmi fra camera e slide, iniziamo per l'appunto a parlare di questi centri energetici e dei canali attraverso cui l'energia scorrerebbe all'interno del nostro corpo. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, la metafora più semplice è per l'appunto quella del corpo. Così come abbiamo un corpo fisico composto da organi, tessuti, sistema venoso, nervoso, linfatico, eccetera. Così, a livello sottile esiste un altro corpo, per appunto un corpo sottile, con i propri centri, i propri canali, le proprie vie, attraverso cui si muovono e sono gestite queste energie che lo attraversano. Si può fare esperienza in che modo? Che cosa sono queste cosiddette energie? Ogni religione, ogni filosofia, ogni scuola di pensiero, addirittura in alcuni casi ogni guru, ha fatto una propria ipotesi. Ma una cosa che però ci può guidare è farne per l'appunto un'esperienza diretta e sulla base di questa farci la nostra opinione.
Per farla, come dicevo, abbiamo comunque bisogno di un modello iniziale che ci guidi almeno fin tanto che ci sembrerà sufficientemente accurato, intendo il modello, rispetto a quanto stiamo sperimentando. In effetti, anche se la similitudine può sembrare strana, possiamo utilizzare un approccio scientifico. Nel senso che, uno, sono le nostre esperienze che devono guidarci rispetto al tarare, modificare, aggiustare questo modello. E due, è sempre l'esperienza che deve provare sul campo il modello stesso e che è tanto più adeguato e accurato nella misura in cui, per l'appunto, è in grado di spiegare la nostra esperienza e allo stesso tempo di fare previsioni rispetto a quanto andremo a sperimentare. Il sistema che utilizzeremo per spiegare i centri, i canali energetici del nostro corpo è quello, diciamo, di derivazione orientale che individua nei cosiddetti chakra questi famosi centri energetici. Come dicevo, è di derivazione orientale, lo preferiamo ad altri per una serie di cose, fra cui una certa semplicità, ma allo stesso tempo quel tanto di complessità che ci permette di descrivere al meglio il nostro sistema complessivo. Come dicevo, ci sono dei precedenti anche in ambito occidentale di sistemi molto simili. Ve ne cito uno. Sono riuscito a fare una fotografia al test in mio possesso, che è Teosofia Pratica di Georg Gichtel. Come vedete, siamo fra il 1600 e il 1700. Guardando l'immagine potete riconoscere questi sette centri energetici disposti sul corpo, sulla figura umana, tra l'altro in una disposizione molto simile a quello orientale che andremo ad utilizzare noi. Perché preferisco utilizzare quello orientale rispetto ad esempio questa? Per il semplicissimo fatto che i linguaggi metaforici e il sistema simbolico che viene utilizzato è di una complessità, diciamo forse eccessiva rispetto ai nostri scopi. Ritorniamo al chakra. Chakra è un termine sanscrito, indica fondamentalmente la ruota, un cerchio, un disco. In prima approssimazione questi cosiddetti chakra sono i nostri centri energetici. Il sistema che utilizzeremo ne comprende sette, che per quello che ci riguarda sono più che sufficienti. Dobbiamo però tenere conto che diverse discipline orientali consideravano i chakra anche in numeri differenti. Anzi, lo yoga, ad esempio, almeno le scuole yoga maggioritarie oggi, ne considerano 74. L'immagine che ho messo qua, ad esempio, è presa dalle pratiche di Pranic Healing e vedete che i chakra, se li contate, sono di più se consideriamo maggiori, minori e anche posteriori. Come ho detto poco fa, ogni sistema e ogni scuola ha avuto il proprio sistema di chakra. Noi, come dicevo, per adesso possiamo accontentarci a lavorare con questi sette. Vengo subito a spiegare, diciamo, questi sette chakra e cosa c'entrano rispetto alle energie che si muovono nel nostro corpo. Questo schema arcinoto a chiunque si sia mai approcciato all'argomento è quello che utilizzeremo in queste quattro video lezioni. I cerchietti colorati identificano i nostri famosi sette chakra. Allora, li guardiamo uno a uno piuttosto rapidamente. Allora, partendo dal basso, abbiamo per l'appunto il primo chakra, detto anche radice. Allora, questo primo chakra si occupa fondamentalmente dei bisogni primari, della sopravvivenza e della sicurezza. È il punto di contatto
fra il corpo inteso nel senso più materico, anche proprio come individuo, come necessità e come specie, e il corpo, diciamo, sottile, quindi quello non materiale. È fondamentale questo chakra, in particolare per le pratiche di radicamento che vedremo eventualmente più avanti. Il secondo chakra, che è localizzato nel plesso aortico, quindi nel basso ventre, è quello che regola invece delle funzioni che non si riassumono nella necessità di sopravvivere, ma che sono ancora molto vicine alla parte naturale e, per così dire, istintuale dell'uomo e dell'individuo. Quindi la sessualità, le emozioni e la creatività. Questo è il punto di incontro fra, diciamo, il corpo, per l'appunto, e l'emotività. È a questo chakra, scusate se divago un poco, a cui dobbiamo, fra virgolette, larga parte dei problemi di somatizzazione, cioè ovvero sia quando una componente emotiva o psicologica va ad agire sul corpo anche in termini di patologie. Terzo chakra, anche questo importantissimo, ne avrete sentito parlare in tante occasioni, è il famoso plesso solare, che è la sede, diciamo, se permettete la semplificazione, dell'energia vitale dell'individuo. È un chakra legato, il chakra legato all'espansività, alla consapevolezza della vita, azione, volontà e piacere. In particolare io vi sottolineo il termine volontà, è la volontà dell'individuo. Quindi è il chakra dell'agire, se mi passate il termine. Il quarto chakra, o chakra del cuore, ovviamente localizzato all'altezza del cuore, e in una persona reale, non in questo modello, spesso non è posizionato in modo così centrale, tende a essere leggermente verso sinistra, ovvero sia proprio sul cuore. È un chakra legato all'amore, all'umiltà, alla compassione, alla generosità, ma direi anche alla gratitudine e all'apertura al prossimo. Anche questo veramente, veramente importante, di cui possiamo fare, diciamo, lo possiamo sperimentare in modo molto semplice. Una su tutte, quando si ha una profonda sofferenza di tipo amoroso, è esperienza, direi, piuttosto universale avvertire questo dolore al cuore. Non è un caso, diciamo, che il chakra sia posizionato per l'appunto all'altezza del cuore. Abbiamo poi il quinto chakra, che è all'altezza della gola, legato alla comunicazione, all'apertura al prossimo, per l'appunto in senso di comunicazione, di scambio, e all'ascolto. Il chakra della gola spesso viene poco considerato, invece da un punto di vista dell'azione energetica è molto importante, perché fa, diciamo, da snodo fra i primi quattro chakra e i successivi. È, diciamo, il punto di unione fra la parte più materica, se così la vogliamo chiamare, e la parte più alta. Quindi punto di unione fra la parte più legata all'individuo, quindi personale, e la parte invece più legata all'apertura dell'individuo rispetto alla totalità del cosmo, quindi la parte, direi, maggiormente transpersonale. Ok? E famosissimo, sesto chakra, il cosiddetto terzo occhio, situato sulla fronte, diciamo, fra i due occhi, appena un pochettino più in alto per intenderci, dove gli indiani classicamente mettono il cosiddetto puntino rosso. È chakra legato all'intuizione, all'immaginazione, alla lungimiranza. Ora, intuizione, immaginazione e lungimiranza, tenete conto che qua siamo già a livello del transpersonale, quindi non si tratta di intuizione nel termine di, per così dire, sensitività che un individuo può avere, ma di capacità di vedere oltre l'individualità. Okay? Questo è vero a maggior ragione nel settimo e ultimo chakra,
scusatemi l'errore, non è terzo occhio, ma la cosiddetta corona, che è legata alla consapevolezza universale o consapevolezza pura. Anche questa, la corona, siamo nella parte assolutamente del transpersonale, quindi certe discipline viene chiamato per l'appunto contatto col mondo causale, cioè delle cause prime, un qualche cosa che va veramente oltre non solo l'individualità della singola persona, ma le mille individualità. È, diciamo, il nostro legame con il tutto, con il macrocosmo. Bene, per riuscire a comprendere meglio questi chakra, non possiamo considerarli come qualche cosa di isolato, come qualche cosa che si prende uno ad uno, che viene preso uno ad uno. Non si tratta semplicemente di memorizzare un punto piuttosto che un altro. Bisogna comprenderne, diciamo, l'origine, che è un po' più vasta, diciamo, del particolare punto. Per capire meglio questo concetto ci possiamo aiutare con una metafora. La metafora più semplice è quella del prisma. Se ricordate da lezioni di scienze delle medie o delle superiori, fu Newton a utilizzare un prisma dimostrando che la luce bianca, la luce normale che vediamo tutti i giorni, è in realtà composto, o meglio, scomponibile in varie frequenze, ossia la luce sussume, riassume in sé tutti i colori, per intenderci, dell'arcobaleno. Ora, per capire meglio i chakra, possiamo per l'appunto pensare al corpo come un prisma. L'energia di per sé non ha colore, è che nel momento in cui l'energia, che per l'appunto non ha colore di per sé, o meglio li riassume tutti, incontra qualche cosa di determinato, di sostanziato, di individuale, soggettivo, okay, questa va a dividersi in componenti fondamentali. Ok? Quindi i chakra non sono nient'altro, se mi permettete un po' la semplificazione, non sono nient'altro che i centri che si occupano di gestire all'interno del corpo tutte queste componenti dell'energia che possiamo individuare da un punto di vista funzionale. Quindi dalla radice, che è la parte più legata alla materialità e individualità dell'individuo, fino alla corona, che è invece la parte che collega l'individuo stesso però al mondo macrocosmico o assolutamente transpersonale. Bene, nel momento in cui comprendiamo questo, iniziamo a ragionare dell'individuo e dei suoi chakra in relazione per l'appunto a una cosiddetta energia universale in cui l'individuo è immerso. Questa energia passa e fluisce attraverso il corpo, ma essendo il corpo qualcosa di individuale e singolo, ovviamente la va a scomporre rispetto alle sue proprie specifiche funzioni. Questo introduce un altro argomento a livello di chakra. Vi riporto adesso a un'immagine che ho trovato su internet. Dunque, dobbiamo questa immagine a tale Martin Brofman, che oggettivamente confesso di non conoscere. È molto utile questa immagine perché ci fa vedere come tutti questi chakra vadano a collegarsi a dei cosiddetti corpi sottili, a strati di corpi sottili, che possiamo vedere qui avvolgono l'individuo un po' a mo' di cipolla. Quindi abbiamo ad esempio che, partendo dal basso, il chakra della radice è legato per l'appunto al corpo fisico, il chakra, il secondo chakra, diciamo, del plesso aortico
come già anticipavo, legato al mondo emozionale, il plesso solare al mondo, diciamo, del mentale, e via discorrendo, all'astrale, all'eterico, alla bodhicitta, il successivo, e infine con la corona al corpo, cosiddetto corpo causale. Diciamo che per esperienza, anche facendo tanto esercizio, raramente si riesce ad avere un contatto con gli ultimi due corpi. Normalmente vengono in effetti considerati, questo contatto viene considerato tipico dei cosiddetti risvegliati. Che cos'altro ci interessa rispetto a questa immagine che vi invito poi a guardare meglio, con più tranquillità, quando alla fine del nostro corso di 4 video fornirò tutto il materiale, quindi le slide piuttosto che gli articoli. Vi suggerisco di guardare come questi vari chakra vanno a collegarsi a personalità, spirito ed anima, nonché ai vari organi del corpo, ma vedremo meglio il collegamento fra chakra e organi del corpo nel prossimo video. Allora, altra cosa interessante: il sistema dei chakra, così come lo conosciamo e come ne stiamo parlando adesso, non è, già lo accennavo prima, non è di provenienza completamente orientale. Nel senso che, ancorché si rifaccia alle discipline orientali, a noi questo sistema dei chakra arriva filtrato da una storia, da una sorta di occidentalizzazione. In particolare la relazione fra i chakra e i famosi corpi eterici è un'idea piuttosto recente. I chakra arrivano in Europa, per l'appunto, dall'Oriente, e vengono masticati da noi europei in vari modi. Dobbiamo considerare che sul finire dell'Ottocento diventa importantissima la scuola teosofica della Blavatsky, all'interno della quale alcuni, fra virgolette, discepoli iniziano a ragionare di questi famosi chakra. Guardiamo un attimo la storia di come arrivano a noi. Allora, il primo testo, il più importante, è Il potere del serpente di Arthur Avalon, che in realtà è un signor di nome John Woodruff, siamo nel 1919, ed è attraverso questo testo che gli studiosi, diciamo, di discipline esoteriche, tradizionali e religiose iniziano ad interessarsi ai chakra. È in questo testo che sentiamo parlare del chakra come porte che consentono un cammino, un percorso di risveglio. È però un altro testo, il testo Chakra di Leadbeater, siamo nel 1927, è sempre all'interno del movimento teosofico, che si inizia a parlare di questi 7 chakra come componenti fondamentali del nostro corpo energetico e come strumenti sui quali lavorare per averne una maggiore consapevolezza e per poter far cose dal punto di vista energetico. Tenete conto che l'idea di lavorare su punti del proprio corpo da un punto di vista energetico, e che il lavoro energetico inteso come lavoro sottile fatto attraverso questi centri sia fondamentale per cose tipo, ad esempio, l'esoterismo o la magia, è idea che circola già negli ambienti esoterici dell'epoca, indipendentemente dall'approccio orientale. Posso citare ad esempio il gruppo della Golden Dawn, posso citarvi alcuni testi ad esempio di Dion Fortune. Loro utilizzavano ad esempio come schema di riferimento l'albero cabalistico, l'albero con le varie sefirot. Tuttavia, ancorché, come dicevo all'inizio, i sistemi siano differenti, lo scopo è il medesimo, ok? Vie differenti per ottenere il medesimo risultato. Bene, dopo il testo Chakra di Leadbeater,
altri componenti di spicco della società teosofica, come ad esempio Annie Besant, portano questa idea a diffondersi gradualmente in tutta Europa, fino a che avremo un'esplosione fra gli anni 60 e gli anni 70 con il movimento New Age, nel bene e nel male. Nel bene perché per l'appunto porta all'attenzione del grande pubblico tutta una serie di istanze del proprio paradigma, sicuramente interessanti. Nel male perché in effetti, in particolare, diciamo, questo è dovuto al mondo americano che pecca ogni tanto di eccessiva superficialità, abbiamo per l'appunto spesso l'introduzione di concetti non strettamente necessari a un percorso, diciamo, e anche una loro relativa riduzione a una banalità. Invece è importante mantenere una conoscenza, una consapevolezza un po' più approfondita. Okay? È anche per questo che, ok, pensare ai singoli chakra, ma dobbiamo pensarli come centri energetici che non vivono di per sé, ma sono in un qualche modo funzionali a gestire una serie di frequenze luminose, diciamo, che possono passare dalla più bassa, che è quella, diciamo, del rosso della radice, alla più alta, che è quella violetta della corona. Nel corpo tutte queste frequenze, tutte queste tonalità sono altrettanto necessarie l'una all'altra. E non si tratta di una è migliore dell'altra, come spesso si sente dire, no? Ah, la frequenza alta. È altrettanto fondamentale la frequenza bassa. E queste frequenze non sono qualcosa che vive, che vivono di per sé, ma sono il risultante di una scomposizione, ok? Di un'energia che non ha di per sé colore e che nella nostra individualità, nella nostra soggettività, per l'appunto, il nostro corpo tratta in modo distinto e differenziato. Ok? Allora, sperando di essere stato sufficientemente chiaro rispetto all'argomento di questo primo video, nel prossimo video andremo invece a vedere i chakra presi singolarmente uno ad uno, cercando anche di capire meglio cosa sono e come funzionano all'interno del corpo. E vedremo anche come questi, per l'appunto, agiscono l'uno con l'altro di concerto e inizieremo a parlare dei canali energetici che li collegano e che rendono possibile tutta una serie di operazioni, anche pratiche, e di sensazioni che noi possiamo sperimentare. E questo è in preparazione del successivo video ancora, che sarà il terzo. Nella speranza che questo primo video vi spinga ad approfondire e vi faccia venire voglia di guardare le prossime video lezioni, vi saluto, a presto.